Siamo pronti per la seconda stagione dell'Indovina chi su Clash Royale. Andiamo. Ciao amici di YouTube, qui con voi c'è il boom, Zai, e oggi siamo un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete detto, come avete visto dalla miniatura, siamo ritornati sull'Indovina chi su Clash Royale. Non mi ricordo ancora in che episodio stiamo. Volevo andare a vedere prima, però MC. non mi ricordo. Boh, MC. quarto, quinto, più sesto, non, boh, non mi ricordo. Siamo in compagnia di mio fratello Christian. Come sempre, ciao. Ciao, 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 ciao. Ha salutato in modo suo. Come avete visto dalla piccola intro, questa è la seconda stagione dell'Indovina chi. Ci saranno ancora altri episodi con altri youtuber che mi consiglierete voi nei commenti. Quindi, se questa serie vi piace e vi sta piacendo, lasciate un bel like. Condividete il video con i vostri amici, condividete il canale. Mi raccomando, per arrivare a 30.000 iscritti. Lasciate un bel commento e attivate la campanella. E io direi di spiegare per chi è nuovo che cos'è l'Indovina chi. L'Indovina chi. Allora, qui abbiamo dei foglietti dove ci sono scritte delle carte. Una comune, una rara, una epica e una leggendaria. 4 e 4. Io devo indovinare la sua comune, lui deve indovinare la mia, indovinare la sua rara e così via. Quindi hanno lasciato il like. L'hai visto, eh? L'hai visto? Sì, l'ho Io visto. direi di iniziare subito. Devo indovinare la tua carta comune. Ok. Ci siamo? Sì. Io farò delle domande molto tattiche. Ok. Posso? Vai. Allora, che arena è? Dai, partiamo con Campo questa di prova. domanda. Campo di prova. Allora, già partiamo male. Quanto costa di Elisir? Comune. È una carta. Allora, vediamo se l'ho capita. È una carta che viene molto. Allora, sono maschio o femmina? Diciamo femmina. Femmina. Truppa aerea o truppa di terra? No, non è tanto una truppa aerea, però sì, è una truppa aerea. Ma sta a terra? No, no, è una truppa. Sta in alto, poi scende giù in terra. È una pozione. Diciamo così così, va. Ce le Vai. ho. Frecce. No! 6 1-0. No, Dai. no. Allora, io all'inizio, te lo giuro, volevo dire cavaliere. Poi ci ho pensato. Ho detto, vabbè, no, sugli arcieri. Ci ho pensato di nuovo. Sono le frecce. Tutte Ora tu devi indovinare la mia comune. e tre. Vai. Che arena è? È il campo di prova. Quanto costa Desir? 3. Truppa aerea? Truppa di terra. Di terra? Sì. Che cosa lancia? È tipo lancia un qualcosa. Lancia qualcosa. E con quel qualcosa fa danno. Non so, però ti dico che può essere le gli acieri? No, vai, un'altra possibilità. Ultima, eh. Che È cos'è? una truppa maschile. Vai, ti Maschile. do un indizio. Niente. Niente. Inizia con la B. B. Biraglio. B. Biraglio. Te lo dico. Dai. Bombarolo. No! Eh sì, eh sì, eh sì. Purtroppo te l'ho dovuto fare. Dai, non era tanto Volevo difficile. fare io però. Ora passiamo alle carte rare. Dai, sono carico. Dai, Che dai. arena è? Aspetta. Arena 3. Arena 3. Quanto costa di Elisir? 6. Rara. Facile. In teoria, in cosa consiste questa truppa? Cosa fa? Cioè. Fa un bel po' di danni. Tanto però. Ma di difesa o di attacco? Diciamo tutti e due. Un po' di attacco, un po' di difesa. Però lo puoi buttare così. Se tu lo butti a cazzo. No, davvero, raga. Non so. Non so che dire. C'è proprio un vuoto di memoria qui, non mi esce niente. Dai, dici una a caso. No, ti dico torre bombardiera, ma lo so che non è quella. No. Non è quella. No. E che cos'è? Razzo. Cioè, vado a pensare a razzo. Che cazzo va a pensare a razzo? Tu mi dici, chi va a pensare a razzo? Vabbè, a parte tu. Vai. Ora tu mi devi indovinare la mia carta rara. Vai. Quanto costa di sì? Allora, costa 4. 4, che arena è? Campo di prova. Troppa aerea? No, di terra. Di terra? Yes. Cosa lancia? Niente. Come Non lancia niente. lancia? È una pozione? No. Mica c'è. Ci sono le truppe che devono lanciare qualcosa. Non so, però. Quindi. Hai detto costa 4? Sì. Maschio o femmina? Maschio. Anzi. Allora c'è un mistero su questa cosa, eh. Va, ti direi maschio, però non lo so, non ne sono certo, però è maschio. In teoria sì, è maschio. A che fare con i goblin lancieri? No. No, non mi viene Niente? Inizia con la M. in mente. M. Yes. Eh?
Non sento. Ma... Mi? Mi? Ci sei, eh? Mi? Oh. No. Mio. Non mi viene in mente. Mini pecca. No, no, Sì. Dovremmo stare 2-1, sì. Ora io devo indovinare la tua carta epica, quindi andiamo sulle epiche. Qui si gioca tutto, vai. Vai. Sono carico. Ti giuro che non ho visto. Ok. Allora, che area è? 7. Quanto costa di Elisir? 3. Epica. Credo costa 3, non sono proprio sicuro. Dammi qualche indizio, non so. Sono degli scheletri. Ah, orda di scheletri. No, perché ti ho detto arena 7. Loro degli scheletri non fa parte dell'arena 7. Sono, diciamo, come truppa di difesa. Truppa di difesa degli scheletri. La lettera iniziale del nome. G. 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 Nel nome si dice G. Te la butto lì. Gang di goblin. No. Infatti è comune la gang di goblin. Che cacchio è? Guarda. Sono andato a prendere l'arazzo, le guardie. Chi è che ci gioca con l'arazzo e le guardie? Vi prego, scrivetemi nei commenti chi gioca con l'arazzo e chi lo guardia. Cioè, boh. Ora tu devi dominare la mia epica. Dai, yeah. Quanto siamo? 2-2. Yes. Qui si gioca pesante. Quanto costa del Sir? 5. Che arena è? 1. Ah. Truppa aerea? No, credo bene. Truppa aerea? Sì. È maschio o femmina? Femmina. Non ce l'hai? No, non è che... Pensa bene. Arena 1, sì. Non pensare all'arena. Pensa a che costa 5. È femmina. È truppa strega. Aerea. No. È epica. Ah, epica, ah. Sì, giusto, sì. No, è la strega comunque. È aerea. Non mi viene in mente, vai. Mongolfiera. No. Ci sei rimasto di merda. Quanto stiamo? Ho perso il conto. 3-2. 3-2 per chi? Per me? Ok, ora ci giochiamo tutto, ma tutto sulle leggendarie. Io devo indovinare la tua leggendaria, vai. Ci sono il suo carico pure, eh. Se vede che suo carico. Che arena è? 7. Quanto costa di Elisir? 4. Ha qualcosa a che fare con lo stregone di ghiaccio? Ha qualcosa a che fare con lo stregone? È una carta leggendaria, è lo stregone elettrico! Cioè, è troppo facile. È una carta che amo, quindi me l'hai messa troppo facile. Troppo facile. Perché non l'ho usata tanto tempo. Lo so, però è una carta che mi piace tantissimo, quindi. Ora tu devi indovinare la mia leggendaria, giusto? Sì. Vamos. Ma tanto è finita, 4-2. Lo so, vabbè, sì. Ed è in questo momento che all'improvviso si stacca la registrazione, così, a caso. Meno male che si è staccata alla fine. Comunque, vi volevo fare questa piccola clip audio alla fine per dirvi che questo indovina chi è finito 4-3. La mia carta leggendaria era la cimitero. Mio fratello l'ha indovinata e quindi la sfida è finita 4-3. E ho vinto io. Mi raccomando ragazzi, ci tengo tanto a questa serie, quindi lasciate un bel like, un bel commento, condividete il video. E niente, mi dispiace solo per questa clip alla fine, cioè all'improvviso si è staccato il video. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, mi raccomando, restate sintonizzati sempre sul canale.